Ciao, bentornate sul mio canale. Oggi ho fatto video spesa da Eurospin e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, abbiamo preso due lattine di Best Bro, la birra a 35 centesimi. Poi è di 33 centilitri. Poi abbiamo preso la pancetta affumicata a cubetti, 200 grammi, 99 centesimi. Formaggio pasta filata, 300 grammi, 1,19 euro. Questi erano in offerta. Poi, scusate, ma li ho aperti. 12 biscottini alla vaniglia. Vediamo se faccio un'inquadratura più qua. Alla vaniglia, questi 1,99 euro, 570 grammi. Poi i soliti hamburger, 150 grammi, questi di prosciutto, 1,29 euro. La piadina romagnola IGP alla riminese, 600 grammi, 5 piadine. Questa qui. 1,09 euro, era anche lei in offerta. Ne abbiamo presi due perché ci siamo trovati veramente bene. Poi abbiamo preso il pacco da due, questo qui dei Hustle, 45 centesimi da 200 grammi ciascuno. Poi un altro hamburger di prosciutto cotto. Adesso casca tutto. Spalla cotta 150 grammi, la solita, 99 centesimi. Poi abbiamo preso la confezione famiglia del pollo, del petto di pollo, 1 kg 7,12 euro, era in offerta 6,99 euro. Solita bustona di mozzarella, 4 mozzarelle da 125 grammi, mi pare che è il peso complessivo. Comunque, 1,99 euro. Sì, no, è 125 grammi ciascuna, quindi è 850 grammi il bustone. Poi il gelato, questo qui affogato alla spagnola, che è una droga praticamente perché è troppo buono, 2,29 euro, mezzo chilo. Poi il secchiello di yogurt bianco, questo qui cremoso, da 1 chilo, mi pare 2 euro, questo adesso non ricordo, questo noi lo mettiamo ovunque, quindi possiamo fare le torte, eccetera, eccetera. Poi abbiamo preso un po' di pasta che era 45 centesimi, quindi abbiamo preso i fusilli, i tortiglioni, questi qui, e le penne rigate. Sono tutte da 1 chilo. Abbiamo preso il latte intero, questo qui 60 o 59 centesimi, non ricordo, comunque sotto l'euro. Il latte intero per fare qualche dolce. Allora, mi sono presa le vitamine minerali, integrazione completa, 1,29 euro. Sono 20 compresse effervescenti e hanno tutti questi contenuti, cioè proprio tantissimi. Vediamo se faccio rientrare tutto. Lo si mette a fuoco. Ecco, tutti questi ingredienti ha dentro, quindi è perfetto anche perché ho avuto il ciclo molto abbondante questa volta. Poi polpa e Delizie del sole a pezzetti, 100% pomodorini italiani, una confezione di con il riso, quindi per condire le insalate di riso da tenere a casa,
Allora, queste qua 45 centesimi, scusate, non vi ho detto il prezzo, questi 1 euro e qualcosa, comunque lì. Poi, gran tramezzino, il forno di villa, l'hanno fatto adesso, l'hanno messo in vendita, ecco, adesso posso farvelo vedere meglio. 99, no, 1,50 euro, 12 fette di pane senza crosta, è buonissima e non si sente per niente l'alcol. La solita ciambella allo yogurt che ho scoperto da poco, senza olio di palma, 1,49 euro per 300 grammi, ed è buonissima per fare colazione. Soliti grissini friabili, 95 centesimi, questi più grandi. Poi taralli con olio extravergine d'oliva, 1,29 euro, senza olio di palma, e sono in monoporzione, che è bellissimo perché posso portarli anche al mare. È comunque uno spezzafame buono, perché li adoro. 400 grammi. Poi ho comprato a 99 i croissant, questi qua, andiamo alla croissant con tanta granella di zucchero, 360 grammi. E infine ho acquistato la gelatiera. Tolgo tutto questo ambaradan e vi faccio vedere la gelatiera. Bene, la gelatiera, scusate, è questa. L'ho presa a 24,99. Ha una capacità di 1 litro, il tasto on off, e poi c'è, aspettate che giro, ecco, allora c'è questa vaschetta che va in freezer. Io quando faccio il gelato la prendo e la lavo, cioè la utilizzo, la lavo e poi la rimetto in congelatore, perché così io posso fare il gelato tutte le volte che voglio, tanto questa qui deve stare in congelatore. Questa va messa all'interno di questa ciotola e questo è il meccanismo. Non c'è altro, dice sempre la stessa cosa. Adesso vi faccio vedere la gelatiera. Scusate questi movimenti bruschi. Allora, all'interno, ovviamente l'avevo già tolta. Era così, ballata. Qua dentro ci dovrebbe esserci. Ecco. Il manuale. Che è questo, molto scritto molto bene in italiano. Comunque ci sono anche delle ricette, tipo ricetta gelato alla banana, gelato alla vaniglia. Poi vabbè, come devi prepararla, eccetera eccetera, come devi pulirla. Allora, vi faccio vedere la gelatiera. Stiamo un attimo qui. Allora, manca il pezzo che vi dicevo dentro, perché è in freezer. Il macchinario è questo, con questo ruota. Si aziona questo pulsantino e parte. Di qua potete aggiungere gli ingredienti. E qui dentro va la ciotola, quella che metto in freeze. Devo dirvi che il gelato viene molto bene, scusatemi, e adesso vi faccio vedere che ho fatto la granita. Questa è la granita appena fatta, ha una consistenza ancora morbida perché va in freezer, però come vedete è ottima, buonissima. E niente ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto e mi sentite un pochino con la voce così, perché ieri è morta la mia cavietta,
e potete andare a vedere il video tag che ho fatto con lei in passato. E niente, vi mando un bacio al prossimo video. Ciao!